Scala una marcia. Anzi, scala tre marce. Mi aspetto una cazzata da un momento all'altro. Non succederà mai. Me ne posso occupare io. Davvero? Da quando ti ha salvato la vita sei comprensiva. Magari perché ti senti in debito e gli fai fare quello che vuole. No, signore. Le assicuro che non è affatto così. Che stai facendo? Te ne vai? Se non posso usare questo lavoro per trovare la mia vendetta personale, allora qui non c'è altro da fare per me. Io non sono molto d'aiuto, non posso riportare in vita le persone. Cos'è che facciamo? Noi giriamo la California visitando gente poco felice? Combattiamo il male e le ingiustizie. E come sta andando? Qualche progresso? Mettiamo le persone cattive dove non possono più nuocere. Beh, ero più utile come sensitivo. Almeno davo speranza alla gente. Falsa speranza, ma è già qualcosa. Van Pelt? Hai ragione, è meglio se vai. Così puoi tornare ad essere una frode a tempo pieno e noi possiamo continuare il nostro inutile lavoro in pace. Non è esattamente quello che ho detto, sì, stavo parlando di me stesso. 20 pounds. Andiamo, vieni anche tu, Van Pelt. Prendiamo due mezzi nel caso ci dividessimo. Vediamo lì. Capo, con tutto il rispetto, ma ci serve Jane. Ce la caveremo. Forse non riusciremo a risolvere tutti i casi, ma quelli che chiuderemo saranno chiusi bene, da professionisti. Van Pelt, non devi guidare un aereo. Ok, ok, ok. Mi dispiace. Non vi lascerei mai nei guai. Un ultimo caso. Metti la cintura. Sono un po' preoccupato perché voglio sapere come vi organizzerete senza di me. Oh, davvero? Quindi saremo perduti senza di te? Beh, sì, siamo onesti, sì. Andiamo. Ehi! Andiamo, parti! Aspetta, era... Fragole. Allora? Non sono buone? Buone. Ciao, Rigsby, cominciate a interrogare i vicini. Van Pelt, vieni con me. Lisbon... Scusami tanto per quello che ho detto prima. Posso continuare a lavorare con voi? Pensavo che te ne volessi andare. Lo sai che scherzavo. Allora ti piace il tuo lavoro? Ah, non è questo. Voglio dire, sì, mi piace, ma... è che... non ho nient'altro da fare. Niente giochi. Da adesso in poi ci saranno dei limiti. D'accordo. Devi fare il tuo lavoro ed essere efficace senza fare disastri a cui io poi devo rimediare. Niente disastri, lo giuro. A queste condizioni puoi restare nella squadra. Grazie. Fragole. Controlla se hanno speso soldi che non potrebbero avere. Mi sembravano puliti. Oh, davvero? Ok, grandioso. Lasciamoli stare. Io non... D'accordo, vado. Su, coraggio, torniamo a Sacramento, brontolona. Che fretta abbiamo? Ho un meeting con Bosco. Ah, buona fortuna. Non sostengo di poter leggere elementi, io le leggo. Ma guardando Lisbon tutti possiamo immaginare a cosa pensa. Ma davvero? L'hai arrestato? Sì, certo. Ah, la vittoria è tua. Sì, lo è. Che c'è? Ah, niente. Andiamo. No, no. Sto aspettando. Non penso di aver fatto nulla di male. Ci dovrebbe premiare. Congratulazioni, ormai le fai fare tutto quello che vuoi. Ti controllo, agente Lisbon. Tutti voi. Mi sembra che sia andata bene. Alla grande, sì. Senza dubbio, grazie al tuo discorso. Passionale, articolato, forte. Come vuoi.
Psicologo, eh? No. Sì, sei seccata. Hai un solco fra le sopracciglia e i tuoi vestiti puzzano di fumo. L'odore acre del suo sigaro cubano. Non penserà davvero che sia stata io. Quello che so è che il mio culo è appoggiato sulle sabbie mobili ora. Tu e la tua squadra siete fuori dal caso McDear. Ovviamente. Lo affidiamo ai federali? No. Ehi, Lisbon, ma guarda un po'. Bosco. Una scelta logica. Lui conosce questo caso quanto te. E userò tutte le mie conoscenze. Grazie. Non avevo dubbi. No, un momento. Non fraintendermi. Se sei colpevole, devi pagare. Ma non voglio che i federali vaghino per i miei uffici facendo domande impertinenti. Okay. Quindi non te la prendere, ma sono costretto a farti qualche domanda adesso. Tutte le domande che vuoi. Salve a tutti. Ah, brava. Potevi usare dei guanti almeno. Hai un motivo per essere qui? No, sono un ficcanaso. Non fa niente, può rimanere se vuole. Dov'eri martedì sera? Ero a casa mia, a guardare la TV. Non mi ha visto nessuno. Cosa hai guardato? Un reality show. Quale? Quello di cucina con quell'uomo. Ah, sì, quello. È sempre arrabbiato. Oh, carino, lo conosco. Già. Di cucina, certo, sì. Martedì sera. Sempre arrabbiato. Posso chiederti di sottoporti alla macchina della verità? No. Io non ho ucciso McTeer. Nessuno l'ha detto per ora. Per ora. Non potevamo parlare in ufficio o da fare. Pensavo che avessi bisogno di uscire e sfogare la tua rabbia liberamente. Perché? So che hai mentito riguardo al tuo alibi. Non è vero. Non so cosa hai fatto martedì sera, ma non hai guardato la TV. Non ho mentito, ho cucinato il risotto. Insulti la mia intelligenza se continui a mentirmi. Non me lo ricordo. È strano, ma non mi ricordo cosa ho fatto. Grazie, non fa niente, il ricordo è lì, possiamo trovarlo. Se ti faccio cadere in trance... Lascia stare, ti prego. Non voglio essere ipnotizzata. E se fosse un evento traumatico a bloccare il ricordo? Io non ho ucciso McTeer. Fatti ipnotizzare e ne saremo sicuri. No. Perché no? Perché non ti voglio nella mia testa. Jane. Oh, ciao, Lisbon. Scommetto che vuoi essere ipnotizzata adesso. Sì.